avete capito, avete guardato. A fine mattinata anche il sindaco Matteo Ricci ha fatto tappa all'ex Ristò e si è detto soddisfatto per l'efficienza della macchina organizzativa e del locale, decisamente più ampio rispetto al centro sociale Monaldi. Siamo molto soddisfatti, gli operatori ci hanno raccontato di un sistema che funziona molto meglio, anche di una soddisfazione da parte degli utenti questa mattina, nonostante che sia il primo giorno. Voglio ringraziare davvero Conad e il Rossini Center perché hanno dato un'opportunità alla città importante, del resto sono settimane e settimane che diciamo che servono più posti, posti più grandi. Questo sicuramente oggi è un posto adeguato, sia per qualsiasi tipo di clima che c'è, caldo, freddo, è sempre coperto, è facile da trovare, c'è il parcheggio e gli spazi sono davvero molto grandi e il meccanismo organizzativo funziona molto bene. È chiaro che rimane il problema che gli spazi sono pochi, perché se vogliamo moltiplicare le vaccinazioni nei prossimi giorni, così come il Paese e anche la nostra Regione necessita, abbiamo bisogno di moltiplicare gli spazi di vaccinazione. Come comuni della Valle del Foglia abbiamo chiesto 4 punti, 2 a Pesaro, 1 a Valle Foglia e 1 a Gradara, per svolgere al meglio la campagna di vaccinazione. Oggi ne abbiamo uno organizzato molto bene. Speriamo che a questo se ne aggiungano presto gli altri richiesti. Un'occasione per il primo cittadino per ribadire anche l'importanza dell'effettuare i tamponi nelle scuole. Intanto Draghi ha detto che le scuole riapriranno anche nelle zone rosse, fino alla prima media. Poi il resto è delegato alle regioni, quindi ogni regione deve decidere che fare. Io spero che le Marche siano tra le regioni, se torneremo arancioni dopo Pasqua, cose che ci auguriamo tutti, che possano riaprire e riaprano in sicurezza. Da tempo chiediamo alla Regione di fare lo screening degli studenti, l'abbiamo chiesto anche al Premier Draghi, perché se si crede davvero, come Draghi ha detto, nella scuola in presenza, bisogna fare qualcosa, perché i ragazzi saranno fuori dalla campagna di vaccinazione, fino a 16 anni non verranno vaccinati e i 17enni, 18enni, 19enni verranno vaccinati presumibilmente ad agosto o settembre, se andrà bene. E quindi è chiaro che saranno vaccinati dopo la fine dell'anno scolastico. Quindi se noi vogliamo aprile, maggio, giugno far finire la scuola il più possibile in maniera ordinata, abbiamo bisogno di controllare gli studenti ovunque nelle Marche e in giro per l'Italia. A Pesaro, se la Regione non la farà e lo Stato non lo farà, comunque lo faremo noi alle scuole medie e alle scuole superiori. Quindi appena sapremo la data ufficiale dell'avvio delle scuole medie e delle scuole superiori, con Milla Della Dora ci stiamo organizzando per fare i tamponi veloci a tutti gli studenti.